Sembra difficile, quasi impossibile, mantenere un discorso, quindi un pronostico, sul terzo confronto tra Nino Benvenuti ed Emil Griffith in termini esclusivamente tecnici, in termini esclusivamente pugilistici, in quanto in questo discorso si inseriscono quasi di prepotenza elementi che ben poco hanno a che vedere con lo sport. Ad ogni modo, noi siamo degli sportivi e quindi in questo campo dobbiamo mantenere il nostro parere. Personalmente, devo dire che ritengo il miglior Benvenuti ancora oggi superiore al miglior Griffith. In sostanza quindi vedo Benvenuti superiore sul piano pugilistico, sul piano del talento, forse anche sul piano della classe, probabilmente anche sul piano tattico. A favore di Griffith probabilmente c'è una maggiore consistenza sul piano atletico, ma quest'ultimo fattore non mi sembra sufficiente a bilanciare la superiorità che, ripeto, sul piano del talento Benvenuti mi sembra debba avere. Sembra difficile, quasi impossibile, mantenere un discorso, quindi un pronostico, sul terzo confronto tra Nino Benvenuti ed Emil Griffith in termini esclusivamente tecnici, in termini esclusivamente pugilistici, in quanto in questo discorso si inseriscono quasi di prepotenza elementi che ben poco hanno a che vedere con lo sport. Ad ogni modo, noi siamo degli sportivi e quindi in questo campo dobbiamo mantenere il nostro parere. Personalmente, devo dire che ritengo il miglior Benvenuti ancora oggi superiore al miglior Griffith. In sostanza quindi vedo Benvenuti superiore sul piano pugilistico, sul piano del talento, forse anche sul piano della classe, probabilmente anche sul piano tattico. A favore di Griffith probabilmente c'è una maggiore consistenza sul piano atletico, ma quest'ultimo fattore non mi sembra sufficiente a bilanciare la superiorità che, ripeto, sul piano del talento Benvenuti mi sembra debba avere. Benvenuti, anch'egli ha 30 anni, è professionista dal 61 dopo la conquista della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici. 73 i suoi combattimenti, di cui 30 vinti per knockout e soltanto due sconfitte, la prima subita ad opera del coreano Ki Song Ki, la seconda da Griffith. Si inizia quindi il grande combattimento, 15 riprese, l'arbitro è Johnny Lo Bianco, un arbitro molto noto in campo internazionale, ha arbitrato Clay Folley, Torres Giorgiello e Torres Pastrano tra gli altri. I giudici sono Frank Forbes e Al Bell. Naturalmente guantoni da 8 once. Nino Benvenuti, vedete, toglie la distanza all'avversario con passetti indietro, ma poi piazza un bel montante, montante spontaneo. Con un colpo d'incontro e poi è Nino che piazza un gancio preciso che sorprende Griffith mentre suona il gong. Ancora il jab di Nino Benvenuti che manda a vuoto Griffith, un Griffith nervoso, incapace di dare sino a questo momento una certa, un certo ordine alla situazione. Per ora ha colpito con un destro veramente forte Nino Benvenuti, il quale ha fatto una smorfia molto significativa. Cerca di sfruttare il momento favorevole di Griffith. Vediamo che Nino ripara tenendo l'avversario. Si è lasciato sorprendere Nino da un destraccio di Griffith. Magnifico, un gancio sinistro che scuote nettamente Griffith, un gancio sinistro al volo che ha scosso visibilmente Griffith, doppia il colpo anche in questa fase. Nino Benvenuti ha approfittato di un attimo di sbandamento, di tregua che gli ha concesso Griffith per riordinare le idee e quindi per mettere a segno due colpi veramente pregevoli ed efficaci. Inizia la nona ripresa. Considerato forse un aggancio al volo, ha messo al tappeto Griffith che è stato poi nuovamente toccato, cerca di approfittare della situazione Nino Benvenuti, esplode l'entusiasmo del pubblico, è la prima vera azione entusiasmante di questo incontro. Un gancio sinistro al volo, cerca
si mette nel segno un altro nettamente in crisi. Griffith ha le gambe legnose, vacillanti, incassa un altro gancio. Ancora un gancio doppiato e il colpo che in definitiva permise a Benvenuti di aggiudicarsi la prima vittoria nell'aprile dello scorso anno, ed è il colpo, avete visto, che ha dato i migliori risultati sino a questo momento. È ancora prematuro però dare una valutazione al match. È sempre costante la pericolosità di Griffith, anche se il successo colto nella nona ripresa induce il nostro campione a battersi con maggiore autorevolezza, con maggiore sicurezza. Si rende conto della vulnerabilità del suo avversario. Con grande sicurezza Griffith appare appannato fuori dai denti, ecco ancora un sinistro, questa volta più difficile. Monotona l'azione di Griffith, ma sempre pericolosa per la velocità, la rapidità dei suoi colpi. Anche in questa volta, questa occasione, Nino Benvenuti aveva l'occasione favorevole per piazzare dei colpi d'incontro, ma naturalmente non sempre è possibile. Ancora Griffith in difficoltà, centrato da un sinistro a un destro corto, ancora una volta in difficoltà Griffith. Lucido, freddo, Nino Benvenuti non permette al suo avversario il minimo errore. Ancora un gancio violento, preciso. Veramente Nino Benvenuti in questo incontro ha ritrovato lo scatto dei suoi colpi. Ma i suoi attacchi tradiscono un certo nervosismo, anche se ora riesce però a mettere in difficoltà Nino. Si è lasciato sorprendere Nino Benvenuti da una combinazione di ganci. Cerca di approfittarne Griffith, ma naturalmente Benvenuti lo tiene, si rifugia in clinch. L'arbitro interviene. Sì, la quindicesima, ultima ripresa del combattimento. Griffith cerca di prendere iniziativa, attacca con veemenza. Attacca Griffith, ma incappa nei sinistri di Benvenuti, il quale indietreggia per poi rientrare con un gancio destro preceduto da un altro sinistro. Mancano 60 secondi al termine di questo combattimento. Ha un destraccio di Griffith, mette nettamente in difficoltà Nino Benvenuti, che piega le ginocchia. Situazione estremamente pericolosa per il nostro campione, che vacilla sul ring quando mancano pochi secondi al termine. Drammatico finale, ha piegato nettamente le ginocchia Nino Benvenuti su un destro di Griffith. Il campione del mondo cerca di sfruttare la situazione, vacilla ancora Nino Benvenuti. Drammatico finale, si è lasciato sorprendere Nino Benvenuti da un destro pericoloso. Ancora un colpo, raggiunge il nostro campione che ha le braccia abbassate, stringe i denti Nino Benvenuti nel tentativo di concludere, di approdare al termine di questo combattimento che lo ha visto dominare e che quasi clamorosamente stava per concludersi per lui. Suona il gong, riesce a finire la ripresa Nino Benvenuti, sia pure affaticato ma pronto. Un momento veramente difficoltoso, drammatico, che ha dato un tono a questo match, un tono veramente spettacolare. Abbiamo qui Lino Manocchia, Lo Bianco, l'arbitro.
Benvenuti, quindi Nino Benvenuti ha riconquistato il titolo mondiale nonostante il finale drammatico. Nino Benvenuti è riuscito a riconquistare il titolo mondiale. C'è un entusiasmo naturalmente indescrivibile